La pallavolo per me è la vita. Ormai più di 20 anni che sono in questo bellissimo sport, dove veramente ho imparato tanto, ho conosciuto tanta la gente e grazie a pallavolo ho girato anche tutto il mondo. La mia prima volta in palestra è stata, se non sbaglio, 96 o 97, praticamente era Final Four della Champions League con la mia squadra di Novi Sad Vojvodina, che l'ho guardato per la prima volta in vita e contro Treviso, contro Modena. Lì sono già innamorato di pallavolo e poco tempo dopo ho iniziato a allenarmi. Per la pallavolo ho dovuto tanto tempo stare lontano dalla famiglia, lontano dai parenti, lontano dalla mia città dove sono nato, che ormai prima ho detto che è città pallavolistica di Novi Sad. Se penso che è stato importante per me per il pallavolo è sicuramente mio padre che mi ha portato per la prima volta per vedere una partita di pallavolo, ovvio mio primo allenatore di Novi Sad e il primo allenatore della nazionale che era Kolakovic, che è anche adesso allenatore della nazionale. La pallavolo in Italia per me è il massimo del nostro bellissimo sport. Ovvio che i migliori giocatori del mondo, i migliori allenatori, i migliori staff tecnici e tutti i tifoserie si trovano qua in Italia. Quindi è veramente un campionato impegnativo, ma d'altra parte molto bello da giocare. Del Final Four del Monte Coppa Italia mi aspetto pallavolo di altissimo livello, mi aspetto tante la gente del mondo pallavolistico perché è ovvio che questo weekend qua a Roma saranno tutte le persone più importanti del mondo di pallavolo, non solo d'Italia, anche d'Europa e dallo mondo, come ho detto prima, da allenatori, dai compagni, da ex giocatori, da procuratori, dai dirigenti, quindi mi aspetto veramente 2-3 partite di altissimo livello e un buon divertimento per tutti. Vince sicuramente la squadra che vince l'ultimo punto. Ci vediamo tutti e questo weekend a Roma, il mondo pallavolistico, il centro del mondo pallavolistico con tante emozioni, tanto divertimento e buon pallavolo a tutti. Ciao!